siamo pronti per iniziare ancora una buona mattinata da Fabrizio Laddago. Siete su Radio Gold, una bella giornata di sole anche se particolarmente fredda, ed è anche un piacere andare a scoprire il territorio della provincia. Lo facciamo cercando di approfondire il tema dell'agricoltura con Confagricoltura. Quindi Tatiana, noi abbiamo già introdotto l'argomento e a questo punto io lascio a te il compito di introdurre i nostri ospiti. Sì, intanto buona giornata a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo nostri ospiti in studio il presidente di Confagricoltura Gianpaolo Coscia e il presidente di Confagricoltura Donna Alessandria Maria Teresa Bausone. L'agricoltura, uno dei settori trainanti dell'economia provinciale, testimonianza di questo anche il premio che è stato assegnato domenica in Camera di Commercio per l'imprenditoria. Tre gli associati Confagricoltura che hanno ricevuto questo ambito riconoscimento assegnato ogni anno dalla Giunta della Camera di Commercio. Presidente Coscia, una buona annata per l'agricoltura questa, o possiamo tracciare un bilancio ormai a dicembre di questo 2012? Sì, buongiorno a tutti. Dal punto di vista agronomico, innanzitutto devo dire che è stata una campagna abbastanza buona, soprattutto per i cereali. Come lei ricordava prima, la nostra è una provincia, ormai siamo stufi di dirlo, comunque è una realtà, e quando ci sono delle belle cose bisogna dirle: è la prima provincia italiana per le produzioni di frumento, di cereali, di grano. È stata un'annata buona, con buone produzioni, devo dire. Poi dipende dagli areali nei quali si è prodotto, però tutto sommato la media è una buona media dal punto di vista del grano e degli altri cereali minori, del grano duro che si fa soprattutto nella zona di Tortona e dell'orzo. Altrimenti bene, soprattutto però per chi ha potuto irrigare la campagna del mais, perché non dimentichiamoci che quest'anno è stata una campagna molto siccitosa, per cui ci sono diverse zone, soprattutto quelle precollinari o anche in pianura, però ci sono delle pianure non irrigabili. L'andamento climatico ha fatto subire una riduzione delle quantità di produzione del mais. Per la viticoltura devo dire che è stata una ottima campagna, anche perché è molto siccitosa e quando c'è molta siccità viene buono un buon prodotto. Certo, poi i viticoltori chiaramente si lamentano perché magari hanno fatto poco prodotto, però quando c'è la qualità possono vendere anche un prezzo magari superiore a quello che è l'ordinario. O poi quest'anno devo dire che soprattutto per il settore vitivinicolo, rispetto all'anno scorso, per le uve da noi di maggior produzione, che sono i Barberi, i Dolcetti e il Cortese, c'è stato un balzo in avanti nelle vendite, nel senso che è aumentato il consumo, e quindi quando aumenta la richiesta del prodotto aumenta anche normalmente il prezzo. I prezzi per i cereali sono buoni, perché sono dei prezzi sia per i grani teneri e orzi e duri e sia per i mais, e la tendenza comunque ancora al rialzo. Questo probabilmente è dovuto al fatto che guardando al di là del nostro orto provinciale, sia in Italia sia in Europa sia nelle altre parti di tutto il mondo, la produzione non è stata eccessiva e comunque è aumentata la richiesta e il consumo di questi prodotti. Questa, diciamo, la voce del presidente Gianpaolo Coscia. Ma l'agricoltura è sempre più al femminile, sempre più rosa. La presidente Bausone mi diceva che sono in aumento le imprenditrici donne nell'agricoltura, quello che sembra un lavoro in realtà duro, faticoso, ma sempre più anche femminile. Certo, naturalmente sono aumentate, il 34% delle aziende femminili appunto in agricoltura, ormai si sono attestati su questo livello. Bisogna riconoscere e ricordare che la donna a tempo non era stata mai molto riconosciuta, soprattutto in campo agricolo. Quindi il fatto di avere creato e di avere formato questa associazione all'interno di Confagricoltura Donna, è stato, direi, un buon auspicio per la donna, ed è una buona affermazione. Quindi, e soprattutto cercando di farla conoscere non solo all'interno del nostro settore, perché questo ovviamente c'è, ma all'esterno, cercando di far entrare le persone che non sono addette al mestiere, interessandole con vari corsi,
partendo sempre dalle nostre prodotti. Insomma, abbiamo una provincia molto ricca di prodotti, che parte dal, come ha detto giustamente il nostro presidente Coscia, dal cereali, arriviamo al vini, alle carni, ai formaggi, alle frutta, al paesaggio stesso, che sappiamo già quanto sia importante oggi come non mai. Infatti mi pare che la PAC viaggi anche su questo settore. Quindi direi che la donna ha ampiamente discorso in tutti questi campi, e il riconoscimento le era anche dovuto. Presidente, c'è un, diciamo, le donne sono equamente distribuite in tutti i vari settori dell'agricoltura, o magari avete notato, non so, una maggiore presenza nel settore vitivinicolo piuttosto che quello cerealicolo? C'è una differenza? Beh, io direi sì, che nel vitivinicolo senza dubbio c'è più diffusione. Poi anche in questo momento si sta affermando anche le manifatture, le cercare di fare per esempio mieli senz'altro, ma anche confetture dolci, confetture salate, e questo che è proprio tipico della donna, anche il cercare di fare dei prodotti che possono andare. Infatti noi penso che li lanceremo anche prossimamente. Sì. Presidente, torno da lei per parlare un po' dell'andamento generale dell'agricoltura. Voi avete notato, insomma, abbiamo visto quest'anno un calo, una riduzione dei consumi di oltre il 6%, questo insomma per le difficoltà economiche che vivono tutti gli italiani, quindi tutto il paese. Difficoltà che poi in qualche modo si riflettono anche sul mondo agricolo. Lei ha detto c'è una grande riduzione dei consumi dovuta alla crisi, però in qualche modo non siamo neanche aiutati da un alleggerimento della pressione fiscale. Di che cosa ha bisogno l'agricoltura per superare questo momento difficile che in qualche modo mette in ginocchio tutta l'Italia? Beh, che l'Italia si trovi in una situazione economicamente disastrosa è un dato di fatto. Noi come settore primario, chiaramente insieme agli altri settori, ne facciamo purtroppo parte, e purtroppo abbiamo fatto anche parte di tutti i decreti, devo dire poi obiettivamente, che erano necessari da parte del governo tecnico, che erano necessari proprio per poter rialzarci. Il problema è che il settore agricolo, che è comunque un settore che arriva da anni di sofferenza dal punto di vista proprio di economico, perché ricordiamoci che i cereali e tutti gli altri prodotti hanno un po' rialzato la testa in quest'anno, ma gli altri anni, io senza andare poi troppo indietro nel tempo, ma 2 o 3 anni fa i prezzi dei cereali valevano il 50% in meno di quello che valgono adesso. Per cui questa imposizione che proprio soprattutto per il settore agricolo, perché io mi riferisco soprattutto all'IMU, abbiamo avuto già una prova nella prima rata di giugno, quant'era l'impatto, adesso col saldo che gli agricoltori dovranno andare a pagare, è un saldo a mio avviso in questo momento economico per gli agricoltori e per l'impresa pazzesco, perché per l'agricoltura, che peraltro già pagava le imposte, perché noi non siamo qua per dire che non vogliamo pagare tasse, perché noi le abbiamo sempre pagati, siamo contenti di pagare, le pagavamo in base al reddito agrario, al reddito domenicale, che è una legge dello Stato che ci permette di pagare le tasse e le imposte in questo modo. Ma con la rivalutazione che hanno fatto dei terreni agricoli, la rivalutazione del 25% al 1 gennaio 2012, poi un'applicazione di un moltiplicatore di 125 volte, quindi noi arriviamo ad avere un aumento dell'imposizione dell'IMU, che una volta per noi era l'ICI sui terreni, del 500%, per cui è un prezzo assolutamente per noi insostenibile. Infatti io lo dico, che molti dei nostri associati, molti degli agricoltori, poi che siano associati a noi o da un'altra parte, dovranno ricorrere al ravvedimento, proprio perché non sono in grado fisicamente ma economicamente di pagare le imposte. C'è poi stata la rivalutazione dei fabbricati, e sappiamo benissimo che i nostri areali, le nostre aziende, sono aziende dove una volta erano insediate molte famiglie che lavoravano per le aziende, con molti fabbricati, molti capannoni, che adesso peraltro sono in disuso, nel senso che non vengono più occupati né dagli operai, perché ormai
non si è più in grado di assumere delle persone, o quantomeno tante come se ne assumevano una volta, però i fabbricati ci sono. Quindi uno ha due possibilità: o butta giù i fabbricati, ma a questo punto viene meno, a mancare anche un aspetto visivo, paesaggistico, perché se le nostre aziende, dove peraltro devo dire che io, frequentando i direttivi romani, mi rendo conto che in molte aree d'Italia, soprattutto nel sud, si ricorrerà all'abbattimento della loro, là le chiamano le masserie, si ricorrerà all'abbattimento, perché proprio non c'è... c'è la possibilità economica di pagare questa rivalutazione che è stata fatta su dei fabbricati che noi abbiamo inutilizzati, che non producono reddito, però dobbiamo mantenere, e sapete che mantenere un fabbricato oggi ha dei costi eccessivi. Quindi noi chiediamo assolutamente al governo che c'è adesso o a chi verrà, proprio di rivedere questo aspetto dell'IMU, proprio perché per noi è esageratamente esoso, quindi non siamo in grado proprio di pagarlo. E poi quello che noi chiediamo purtroppo da tantissimi anni, una sburocratizzazione di tutto l'apparato burocratico nei nostri confronti, che è eccessivo. Se pensiamo che da uno studio di Confagricoltura è emerso che ogni azienda agricola, per soddisfare le esigenze burocratiche che purtroppo sono imposte, quindi deve farlo, perde, perché è il caso di dire perde, 102 giornate all'anno, quindi di lavoro. Per cui questo è un aspetto che dovremo assolutamente vedere, e ci faremo portatori nei confronti del nuovo governo di questi aspetti. La imposizione fiscale, quindi da rivedere, la sburocratizzazione. E poi, già che ho la possibilità, bisognerebbe anche vedere di cercare di applicare da parte dello Stato, ma questo ormai spero che si possa fare, veramente quella spending review che noi già applichiamo nelle nostre aziende, perché ormai l'economia noi la stiamo facendo, ci auguriamo che la facciano anche gli altri. Tatiana, ci fermiamo un attimo, solo un flash, Presidente, visto che abbiamo citato anche qualche dato, quello che troviamo anche sul sito Confagricoltura Alessandria, cioè il fatto che siamo più poveri in Piemonte, un dato pubblicato su Sole 24 Ore: la ricchezza pro capite è tornata ai livelli del 97, siamo tornati indietro di decenni quasi. È un dato di fatto. Era inevitabile, cioè che specialmente nell'ultimo anno. Assolutamente. Pubblicità e poi torniamo ancora con i nostri approfondimenti sull'agricoltura. Ritorniamo con il nostro approfondimento dedicato all'agricoltura. Abbiamo già tracciato un primo bilancio sulla vitalità di questo settore per la provincia di Alessandria, ma anche all'interno di una difficoltà economica che attraversa tutta l'Italia e quindi non può sicuramente non sfiorare, non toccare con mano la provincia alessandrina. Però con Tatiana Gagliano abbiamo anche introdotto un altro argomento, che è quello dell'importanza delle donne in questo settore. Tatiana. Sì, un settore sempre più rosa, quello dell'agricoltura, come ci diceva prima la Presidente Maria Teresa Bausone, con imprenditrici agricole in aumento. Lei è al secondo mandato come Presidente di terzo mandato come Presidente di Confagricoltura Donna. Cosa fate all'interno di questa, possiamo dire, la costola di Confagricoltura? Quali attività, cosa fate per le imprenditrici? Dunque, direi che, come le accennavo prima, la prima cosa è quella di cercare adesioni al di fuori del nostro ambito, e per cercare adesioni evidentemente bisogna far conoscere, e per far conoscere si fanno dei corsi che, come dicevo prima, interessano i vari prodotti nostri e della nostra provincia, e tanti sono. E con questo, infatti, organizziamo da tanti anni oramai corsi. Quest'anno lo riprendiamo, perché ci sono passati parecchi anni, il corso dei vini. Corso dei vini, che le conoscenze e tecniche di degustazione che si apriranno, le iscrizioni per il corso a gennaio, e si terranno ad Alessandria, presso l'Alexandria International School, che di una nostra associata, anzi consigliera, e via Donorione, in collaborazione con l'ufficio zona di Alessandria. Cominceranno martedì 15 gennaio, 22 gennaio, 29 gennaio e 5 febbraio. E dalle ore 15 febbraio saranno 5 lezioni, 5 corsi, che partiranno dalle 18 alle 20. E il nostro tecnico sarà il
e docente, l'agricotecnico Riccardo Canepari, che ormai è da lungo tempo nostro docente, molto capace, conoscitore di vini, e il durata appunto sarà di 15 ore in tutto. E questo dobbiamo anche dire che dovremo, per motivi di organizzazione, avere un numero limitato di partecipanti, perché oltre un certo numero non potrà avere una voce così alta da poter esaudire tutte le persone presenti. E le adesioni dovranno essere pervenire alla Rossana Sparacino, in nostra sede in via Trotti 122, al telefono 0131 43151, e la mail è r.sparacino@confagricolturaalessandria.it. Il costo del corso sarà determinato in base al numero dei partecipanti, e le adesioni dovrebbero essere date entro il 28 dicembre 2012. Appunto, questi corsi servono e a far conoscere la realtà dei nostri vini, perché in partenza si parlerà soprattutto dei vini della nostra provincia, e questo sarà, il primo corso sarà senz'altro una cosa strana, perché la prima lezione sarà solamente fatta sugli odori, definite puzze dal nostro tecnico, per poter meglio poi individuare i vari vini che ci verranno proposti. Quindi il primo corso sarà appunto sui nostri vini della provincia, che verranno reperiti massimamente dalle nostre associate vitivinicole, e dopodiché si proseguirà con gli altri vini, ma questo negli anni successivi, per farli conoscere. E come ripeto e dico, questi sono corsi che vengono ampliati a tutte le persone fuori dal nostro ambito, e che hanno successo, perché senza voler essere un corso particolarissimo come può essere quello dell'ONAV, che lascia un certificato ed è anche un costo molto alto, questo è un costo limitato, però dà una cognizione, una nozione di quello che possono essere le nostre realtà di vitivinicole. Tanto poi anche fa conoscere un prodotto di alcune, immagino, imprenditrici. Lei mi diceva che uno dei settori dove sono più presenti è proprio quello vitivinicolo, quindi presentare di fatto le proprie produzioni, gli aromi, i profumi, cosa distingue anche a livello proprio olfattivo un vino dall'altro, al di là del gusto, ovviamente. Certo. Presidente, diciamo, lei come si sente a lavorare in questo settore? Sembrava quasi più per gli uomini la fatica, i campi. Lei deve considerare che questo discorso fatica c'è, ma non è più questa fatica fisica che una volta c'era. Lei sa benissimo il cambiamento che c'è stato in agricoltura, per cui ovviamente si adoperano più i mezzi meccanici, non più le braccia, però chiaramente si è sempre molto coinvolti. Direi che, come diceva il nostro presidente prima, si è molto coinvolti da un punto di vista tempo per tutte le pratiche che si devono svolgere, anche per l'organizzazione di questi corsi, l'organizzazione di queste persone che si devono coinvolgere. Direi che una massima parte di questo tempo viene adoperata per questo. Non dico, parlo per me stessa, ovviamente chi è fa la parte agricola e che deve andare a curare le viti eccetera, ovviamente dovrà andare sul campo, questo e quanto, però chi organizza, come lei può ben immaginare, deve contattare diverse persone, pensare a come farlo, dove farlo, chi contattare, dove reperire le persone e i vini di conseguenza. Ma questo è anche un modo di far pubblicità a se stessi, perché lei capisce bene che i vini che vengono portati dalle aziende vengono poi anche pubblicizzati, quindi al doppio scopo, lo scopo di sì coinvolgere le persone strane, ma anche di far conoscere le persone che producono. E poi naturalmente avete a che fare anche voi con la burocrazia, che, come diceva il presidente Coscia, purtroppo è un po' pesante per il settore agricolo, insomma andrebbe alleggerita anche. Questo sicuramente è un dato di fatto, è molto, come ha detto lui, concordo pienamente, una massima parte del tempo viene adoperata in queste pratiche burocratiche che veramente dovrebbero essere snellite di molto. Presidente, siamo a dicembre, siamo vicini a Natale, voi avete già organizzato insomma una giornata per farvi gli auguri il 14 dicembre, venerdì. Sì, anche questa è una piacevole ricorrenza. Direi che da quando Confagricoltura Donna è nata abbiamo sempre pensato di abbinare la cultura all'agricolo, quindi agricoltura, e quindi cercare di adoperare una parte, diciamo una collezione, un avvenimento che potesse coinvolgere contemporaneamente le donne in agricoltura
e la cultura, naturalmente per gli auguri di Natale. Quindi quale migliore occasione potrebbe esserci che non adoperare questa? E quest'anno, 2 anni fa l'abbiamo fatto in Cittadella, per esempio, ricorrevano i 150 anni dell'Unità d'Italia e lì è stato fatto vedere l'esposizione che c'era con tutti i diorami che venivano esposti in questa bellissima mostra che è stata fatta in Cittadella. Oltre la Cittadella sappiamo tutti quale spazio magnifico sia, e contemporaneamente far vedere queste cose all'interno con i bersaglieri che ce la illustravano era una cosa, direi, interessante. E l'anno scorso c'era un pomodoro al Palazzo Monferrato e sempre con l'aiuto e con l'apporto da parte della Camera di Commercio, della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci permettono queste cose. E chiaramente noi facciamo vedere l'esposizione, e quest'anno sarà l'esposizione della collezione privata dello scrittore giornalista Laiolo, e che ha voluto, la cui figlia ha voluto dare incomodato la sua collezione, e lì la porteremo a vedere. Lei la illustrerà perché è molto capace, molto brava, sa esporre molto bene, poi meglio di lei chi può farlo essendo figlia. Quindi lei ci esporrà e ci illustrerà la collezione, e spero che, anzi, gli inviti li abbiamo già fatti, li abbiamo spediti, e anche voi, se vorrete venire, ci farete piacere. e sarà appunto dopo questa esposizione, come sempre, ci sarà l'aperitivo su La Buvette, dove ci saranno i prodotti delle nostre associate che verranno confezionati, esposti in parte e mangiati. Presidente Coscia, le signore, insomma, agricoltura, i signori o comunque l'agricoltura in generale, hai in mente anche in questo caso, diciamo, un evento culturale, o voi rimanete, diciamo, più tecnici? Perché io so che lei ha un appuntamento importante il 18 di dicembre, in questo caso si parla però di normative. Sì, noi riteniamo Confagricoltura Donna comunque una sponda ideale, un appoggio, anche perché loro hanno la possibilità di esprimersi e di promuovere quello che hanno fatto in questi anni. E soprattutto la Maria Teresa Bausone si è applicata molto per fare dei convegni e dei corsi veramente ottimi, che hanno riscosso un successo notevole. Noi purtroppo, devo dire, dobbiamo entrare più nel tecnico e in quello che risponde poi a quelle che sono le nostre caratteristiche di sindacato agricolo. Per questo noi abbiamo in programma per il 18 di dicembre, presso l'Aula Magna dell'Università di Alessandria, in via Teresa Michel, proprio un approfondimento, un convegno sull'approfondimento dell'articolo 62, perché molti poi magari non sanno nemmeno che cos'è l'articolo 62, però l'articolo 62 fa parte del decreto legge numero 1 sulla liberalizzazione, e sulle liberalizzazioni poi ci sono altre cose, e nello specifico proprio per la compravendita dei prodotti e delle derrate agricole, per cui si impone l'obbligo da parte di stipulare un contratto tra il venditore e il compratore, e soprattutto, e questo è l'aspetto che forse più interessa all'agricoltore, c'è l'obbligo della scadenza per il pagamento, quindi non più i tempi esasperati di prima, ma c'è l'obbligo dei 60 giorni per il pagamento. Chiaramente c'è una serie di implicazioni che ci sono proprio per l'articolo 62, tutta una serie di regolamentazioni che regolano proprio di fatto l'applicazione di questa nuova normativa, per cui abbiamo pensato, perché in materia c'è molta ignoranza, nel senso buono della parola, perché molti approvano questa legge, quindi questa, l'applicazione di questa legge, però poi dal punto di vista applicativo risulta anche abbastanza complicata poi trasferirla materialmente, oggettivamente, per cui abbiamo pensato di far intervenire i nostri massimi rappresentanti di Roma, che sono l'avvocato Tascone, che fa parte del settore legislativo di Confagricoltura, è la rappresentante, diciamo, e il rappresentante del settore fiscale, che è Nicola Caputo, anche perché poi
vogliamo dare attraverso il dibattito che ci sarà con tutti i nostri, con gli agricoltori presenti, proprio delle indicazioni, facendo degli esempi pratici, perché non pensiamo che con l'articolo 62 abbiamo risolto i nostri problemi. Come dicevo prima, probabilmente poi chi non è abituato a pagare probabilmente non lo farà nemmeno dopo l'applicazione dell'articolo 62, quindi dobbiamo anche premurarci dal punto di vista legale proprio per dare delle risposte ai nostri associati nel caso in cui non vengano rispettati quelle che sono i regolamenti e le normative dell'articolo 62. Uno dei problemi in effetti dell'agricoltura, ma di tutti i settori, è proprio questa crisi di liquidità, questi continui ritardi nei pagamenti, queste difficoltà di accesso al credito, riguarda ovviamente anche l'agricoltura, insomma nessuno riesce a scampare da questi problemi. Come se ne potrebbe uscire? Questa legge potrebbe essere uno strumento? Cosa servirebbe per rafforzarla in qualche modo, per renderla invece forse un aiuto più concreto? Bene, ci sono delle normative di questa legge che noi attraverso i nostri uffici di Roma stiamo cercando di modificare. Difatti l'altro giorno il nostro presidente era presente nella commissione agricoltura di Roma, del Senato mi sembra, proprio perché per cercare di modificare alcuni aspetti, per cui ci sono delle norme che a nostro avviso risultano molto restrittive, per cui vogliamo evitare che magari, parlo di grossi commercianti o al limite anche dei supermercati, proprio per bypassare questa normativa italiana dell'articolo 62, vadano magari a comprare dei prodotti all'estero, dove la normativa è molto più flessibile, diciamo, molto più leggera, diciamo. Per cui noi chiediamo assolutamente, proprio visto che comunque che facciamo parte della Comunità Europea, che ci sia un'applicazione della normativa anche a livello comunitario. Non potrà esserci a livello globale, a livello di tanti paesi soprattutto i nuovi che esportano in tutto il mondo, però quantomeno a livello comunitario che ci sia la stessa normativa uguale per tutti. E la stessa cosa riguarda proprio i costi anche di produzione, che noi auspichiamo che in un futuro siano uguali per tutti, perché noi vogliamo, io penso che un'impresa per essere competitiva, per poter migliorare, per poter competere e essere competitive a livello non solo italiano ma a livello anche europea, debba avere gli strumenti per poterlo fare. E ritorno al discorso di prima, proprio in questa fase purtroppo noi con l'imposizione fiscale e contributiva che abbiamo non siamo in grado di essere competitivi, quindi per rilanciare l'agricoltura, e non solo, perché piazzati come noi sono tutti i settori economici italiani, se non c'è un rilancio, se si vuole un rilancio dell'economia, chiaramente bisogna modificare quelle che sono alcuni settori, soprattutto quello fiscale, che in questo momento appesantiscono e non fanno in modo che l'azienda non possa migliorare, non possa incentivare, non possa crescere. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, il nostro GR, e poi ritorniamo ad approfondire l'argomento agricoltura con i nostri ospiti. Ancora ben ritrovati da Fabrizio Laddago su Radio Gold, stiamo continuando ad approfondire il tema dell'agricoltura con i nostri ospiti Gianpaolo Coscia e con Maria Teresa Bausone, e tutto questo grazie all'aiuto di Tatiana Gagliano, che ha affrontato diversi argomenti. Continuiamo Tatiana e andiamo avanti con questo excursus in questo settore così importante per la provincia. Sì, buttiamo magari uno sguardo all'estero, quindi alle esportazioni. In quest'ultimo trimestre c'è stato un calo di un settore che sembrava trainare l'economia provinciale, a reggere uno dei settori che ha retto è proprio quello dell'agricoltura. Sì, particolar modo un prodotto che è quello che fa da traino, settore vitivinicolo. Siccome noi abbiamo l'opportunità di avere nella nostra provincia dei vini d'eccellenza, tra i vini d'eccellenza nella nostra provincia ne cito solo due o tre, che sono il Moscato, che è la prima DOC riconosciuta come produzione in Italia, quella che ha più terreno, poi il Gavi, che comunque è un ottimo riscontro soprattutto per una zona specifica e comunque sono 1300 ettari, e poi il Bracchetto. Devo dire che soprattutto per il Moscato, e non a caso sono le uniche tre denominazioni d'origine in tutta Italia,
il moscato, il brachetto e il gavi, che usufruiscono di uno strumento essenziale, a mio avviso validissimo, che è quello della paritetica, vale a dire che è uno strumento che l'assessorato all'agricoltura si impegna di mettere a disposizione proprio per un confronto paritetico, di qui la parola paritetica, tra l'industria e il produttore, per cui in quella sede si programma il futuro di un vigneto, le rese, la commercializzazione, e proprio usufruendo di questo strumento indispensabile, a mio avviso, per programmare un vigneto, una tipologia di vino, il moscato la fa da padrona, chiaramente, perché se pensiamo che il moscato, che ha circa 100 milioni di bottiglie, quindi è una cosa molto molto grande, esporta l'80%. Se non ci fosse l'esportazione, il moscato probabilmente a quest'ora staremmo qua a parlare di un vino che non ha nessun significato, perché è dolce, è un vino che si beve solo a Natale, ti vengono a dire, però esporta l'80%, non solo sui mercati europei ma anche sui mercati internazionali ormai, soprattutto la Russia è diventato un nuovo acquirente e potenziale compratore in toto del moscato, per cui il moscato sta trainando, ma come sta trainando il brachetto e anche il gavi, mi dicevano che sta trainando. Per gli altri prodotti, diciamo cerealicoli, noi siamo purtroppo importatori, mentre una volta eravamo esportatori di grano duro, perché per esempio per il grano duro l'Italia è il secondo produttore mondiale, non lo direbbe nessuno, dopo il Canada, però adesso purtroppo, perché il grano duro si semina in ambiti precolinari e colinari, soprattutto in una certa zona d'Italia, dalla Toscana in giù, molti agricoltori hanno dismesso questa produzione, per cui adesso siamo importatori anche di grano duro, come siamo importatori di cereali, di grano, e siamo importatori anche di altri prodotti, che lì è un tasto un po' dolente, che arrivano per esempio come i sughi di pomodoro, bypassando completamente la normativa europea, e questa è una cosa che dovremmo affrontare, arrivano dalla Cina, dove purtroppo lì non c'è quella regolamentazione precisamente sull'igiene alimentare che è presente nelle nostre aziende. È un dato fondamentale, è riconosciuto, e che bisogna che la gente lo sappia, che la sicurezza alimentare che è prodotta dagli agricoltori non ha riscontro, almeno in Italia, in nessun'altra parte d'Europa e quantomeno del mondo, perché noi siamo soggettati a tantissimi controlli, e siccome siamo soggettati a tantissimi controlli ci siamo impegnati e lo stiamo facendo molto bene affinché i nostri prodotti mantengano quelle caratteristiche e quegli stand di produzione che sono regolamentati da dei piani di sviluppo regionali che hanno comunque delle disposizioni molto rigide. Da qui potrebbe derivare anche quello che diceva prima, l'esigenza poi di avere allora una normativa davvero uguale dappertutto, in qualche modo, da un certo punto di vista, per ricompensare gli agricoltori che di fatto rispettano poi tutte le regole rispetto ad altri che hanno altre normative, quindi, per carità, però nel senso poi di fatto vengono commercializzati anche nei nostri mercati. Assolutamente sì, ma difatti io non parlo delle risorse che arrivano dalla comunità europea all'agricoltura, non sono certamente sovvenzioni, ma un giusto contributo per quello che stiamo facendo, perché comunque noi attraverso i piani di sviluppo rurali, e dico con delle norme molto rigide che riguardano l'applicazione delle direttive di nitrati, quindi meno concimi azotati nei campi, quindi meno inquinamento del sottosuolo, meno impatto con l'ambiente, quindi miglioramento della qualità della vita, e anche molto caso, per esempio, se pensiamo che una misura del piano di sviluppo riguarda il benessere animale, prendiamo che noi gli allevamenti, le bestie che alleviamo devono essere allevate in un certo modo, ma è giusto che questo si sappia, noi rispettiamo le regole, ma vogliamo assolutamente che le rispettino tutti, perché non so, e lo dico sinceramente, in quante altre parti d'Europa, sto parlando di Europa, ci sia una regolamentazione per certe misure agroambientali così severa e accertata e verificata com'è in Italia. Non parliamo del resto del mondo, perché capisce che noi ci identifichiamo con paesi, per carità, molto grandi come la Cina, l'India,
e altri tutti i paesi sud, sud-est asiatico, in quei posti lì, io penso che lì, oltre a non esserci controlli ambientali, non ci sono anche controlli proprio nei confronti delle persone, quindi umani, che per produrre. Quindi noi dobbiamo combattere, questo mi riferisco a quella competitività che noi dobbiamo avere, dobbiamo essere competitivi, ma per essere competitivi non possiamo essere competitivi dove, nei confronti di paesi dove non c'è, non hanno gli stessi nostri costi di produzione, soprattutto perché il personale non ha i costi che abbiamo noi in Italia. Queste, diciamo, Presidente, sono battaglie del futuro che andranno portate avanti nel futuro. Parlando dei prossimi mesi, prossimi anni, cominciamo dal 2013, quando ci sarà a gennaio, visto il rinnovo delle cariche. Certo. Lei arriva alla fine del suo mandato come Presidente, 9 anni se non sbaglio, certo, in carica. Possiamo tracciare un bilancio? Come è cambiata l'agricoltura in questi 9 anni? Cosa si aspetta per il futuro e anche di queste nuove cariche, insomma, di cosa succederà da gennaio del 2013 in Confagricoltura? Innanzitutto in 9 anni è successo qualsiasi cosa, devo dire, dal punto di vista agronomico, ma anche dal punto di vista dell'evoluzione che c'è stata tecnica per l'agricoltura. Lo ricordava prima Maria Teresa che le nostre aziende normali avevano all'interno delle proprie fabbricati diverse famiglie che lavoravano. Oggi le aziende c'è il titolare alcune volte e basta, è coadiuvato magari dai contoterzisti, quindi c'è stata una riduzione del personale, però a vantaggio di quella che c'è stata l'evoluzione tecnica. Io poi personalmente ho passato 9 anni con evoluzioni agricole, sono passato attraverso 3 piani di sviluppo rurali, 2 nuove posizioni agricole comunitarie che sono cambiate. Ho cominciato con Agenda 2000, poi c'è stata la riforma della PAC, adesso si sta rivedendo di nuovo. Nel frattempo devo dire che cambiano i politici, cambiano gli assessori, per cui cambiano gli interlocutori, per cui deve iniziare i discorsi sempre dall'inizio quando cambiano queste cose. Io auspico che il 2013 saranno le elezioni, ci sarà una nuova classe dirigente che chiaramente andrà avanti, con l'auspicio che noi dobbiamo seguire quella che è la missione di Confagricoltura, che vale a dire che è quella di tutelare, appoggiare, promuovere le aziende agricole, non solo alessandrine, ma le aziende agricole della provincia e soprattutto l'agricoltura, perché l'agricoltura, nel bene o nel male, rimarrà comunque l'economia fondante e trainante, anche alla luce di quanto succederà nei prossimi anni, fondante e trainante del prossimo futuro. Quindi sarà un punto di partenza, questo non lo dico io ma lo dicono in molti anche economisti, che sarà fondamentale per il futuro dell'economia e dell'agricoltura nei prossimi anni. Questo quindi, diciamo, il futuro da gennaio con il rinnovo delle cariche. Io magari in chiusura farei un resoconto, insomma, di quello che invece accadrà a dicembre, perché durante questa nostra lunga diretta abbiamo ricordato una serie di appuntamenti. Partirei innanzitutto con questi auguri di Natale speciali di Confagricoltura Donna, insomma, gli artisti di Ulisse, questa giornata a Palazzo del Monferrato per visitare questa mostra, per scambiarsi gli auguri di Natale. E poi vi ricordo ancora, diciamo, il 18 in questo caso di dicembre all'Aula Magna dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, cessione di prodotti agricoli ed alimentari, il convegno di Confagricoltura Alessandria per parlare di questa recente riforma dei prezzi, insomma, della vendita e dei prezzi agricoli. E infine, ancora proprio in chiusura, ricordiamo anche il corso di vini sempre di Confagricoltura Donna. Vi do qualche ultima informazione, insomma, le iscrizioni possono essere inviate entro il 28 dicembre, diciamo, su questo introduzione al corso per riconoscimento dei vini, gli aromi, i profumi dei vini del nostro territorio. Il numero massimo di persone è di 30 partecipanti. Le iscrizioni, ricordiamo appunto, entro il 28 di dicembre. Potete inviare una mail a r.sparacino@confagricolturaalessandria.it. Noi andiamo in pubblicità, poi l'informazione con il nostro GR. Ringraziamo i nostri ospiti, Giampaolo Coscia e Maria Teresa Bausone. Grazie ancora e buon lavoro a questo punto. Grazie, grazie a voi. Tanto.